Eccoci, la città, capitolo 3. Oddio, ci siamo. Siamo ancora nella città o siamo già dentro il palazzo? Allora, visto così, mi sa che siamo già dentro il palazzo, quindi cos'è? È un tizio nudo. Quindi è il livello finale. Ci siamo. Dio mio, così tanto tempo e finalmente ci siamo. Altre guardie, che palle queste qua. Un demone! Non le sopporto proprio queste. Minchia, ma quante sono? Izma, eccola qua. Oh, eccoci arrivati. Questo posto è davvero incredibile. Dai, come se non ci fossi già stato. Sono contento che ti piaccia, considerando che è tutto mio. Allora, Kuzco comunque è ancora stronzo nei confronti di Pace e non è giusta questa cosa. Non credo che Isma sarebbe d'accordo con te. Beh, esatto. È il momento che io e Isma facciamo un discorsetto. Eh già. Che dobbiamo fare per restituirti le sembianze umane? Trovare una pozione? Dobbiamo arrivare alla stanza del trono e trovare l'accesso alle catacombe, vero? Quindi aspetta, forse non è l'ultimo episodio. Forse dobbiamo scendere nelle catacombe. Non vorrei dire la stanza del trono di Isma. Ah. Se farò come dico io, non ancora per molto. Esatto. Allora, c'è qualcosa qui? No, perfetto. Pa-ba-ra-ba. Musica di ipertensione già subito a botte, dobbiamo fare? Allora, calmi. Quei coccodrilli, li potremmo combattere? Sì, ma non ci danno premi. Ok. È già buono da sapere, no? Allora, calmi tutti. Dobbiamo arrivare. No. Qua. Non ho fatto in tempo, aspetta. Allora, calmi tutti. Mi sa che dovevo prima attivare questo qua sulla destra, quindi prendiamolo. Ecco fatto. Prendiamo la cura infinita. Ecco Buona. fatto. Ok, dai, ci abbiamo tempo. Uno, due e... No, perché? Mi dispiace, ma non siete così veloci da potermi prendere. Allora, uno, due Sto saltando, e salto. tre. Ma perché l'angolazione stronza? Cosa fa sto coccodrillo? Ecco fatto. Prendiamo il secondo vaso. Facciamo spostare il coccodrillo. Vieni qua. Ecco fatto. Dove dobbiamo andare ora? Da quella parte, ok. Eccoci qua. Andiamo avanti. Aspetta. Oggetti? No, perfetto. Si sa mai che dietro le porte, magari. Ok, punto di Punto di controllo. controllo. Mi ricorda molto Twin Peaks. Mi ricorda molto Twin Peaks questa stanza comunque. Boh, così queste reference un po' strane. Allora, stanza dell'uva. Ok, ce n'è solo uno là. Colpiamolo. Preso, ok. Ah, troppo veloce. No, questa è stata colpa mia e non voglio negarla. Ma io ho così poca vita, aspetta, torno indietro a curarmi. Ok, di nuovo in questa stanza. Qua è stata colpa mia che ho preso male, malissimo le distanze. Allora, ecco fatto. Questo è a tempo, giusto? Però aspetta. Diamo un'occhiatina. Ecco fatto. Qui c'è qualcosa? No, ok.
Resta lì, per favore. Per caso risali su tu? No? Ok. Giusto per vedere se c'erano monete nascoste, non per altro. Ma c'è qualcosa? Sì, si prosegue. Però qui c'è un vaso con all'interno probabilmente... Prendi! Me ne aspettavo 5, ci sono rimasto male. 1 e 2, a posto. Ed è la nostra prima moneta finora, non vorrei dirlo. Punto di controllo. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare con i pavoni, scusami? Boom, ok, non sono da colpire, almeno quello. Tizio nudo? Mi scusi. Pista, devo andare in un posto. Anch'io, ma quegli strani pavoni mi hanno rubato i vestiti. Oh no, i pavoni rubavestiti. E perché mai dovrebbe interessarmi? Perché se no non ti faccio passare. Non me ne posso andare finché non trovo i miei calzoncini. Va bene. Vediamo se ho capito bene. Vuoi che vada a prendere la tua biancheria intima? Esatto. Bravo, non sei così sciocco come sembri. Quando tornerò umano, tu e quel pennuto diventerete delle specie in via d'estinzione. Oh no. Vabbè, andiamo a destra, dai. Oh no, già le guardie. Oh, che palle. Allora, aspetta un secondo, perché ci sono dei vasi da prendere. E ti dirò sinceramente che mi faccio beccare apposta solo per non doverlo fare dopo. Aspetta. Destra o sinistra? Destra o sinistra? Va bene. Allora, si è girato nell'esatta posizione in cui speravo non si girasse. Speravo di sviarlo dall'altro lato io. Allora, aspetta. Mi manca una sola moneta che è là. Aspettiamo un secondo. Mi faccio beccare di nuovo. E almeno le abbiamo prese tutte. Aspetta, forse non c'è neanche bisogno. Eh beh, avrei fatto prima... Ma dai, ma non è vero, ma come mi ha visto? Che vista periferica ha? Allora, nella speranza che lui non si giri nel momento in cui torno indietro, prendiamo quest'ultima moneta. Ok, fatto. Andiamo. Vediamo se abbiamo abbastanza tempo. Oh, non ti bloccare. No, 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 ok. Oddio. Appena finito il timer. Perfetto, almeno non dobbiamo rifarlo. Ok. Allora, fammi scendere prima. Visto che ci sono delle monete. Ce n'era solo una? Oh, vabbè. Meglio di nulla, per carità. Aspetta un attimo. No, oh, allora, ci ho sperato. Volevo solo vedere se si buttava di sotto. Niente più, niente meno. Ok. Allora, credo che la soluzione sia prima quello a quello a sinistra e poi quello a destra. Ecco, fatto allora. Ah, ma rimane lì, eh? E allora... O forse no. Lo sapevo. Allora, aspetta un attimo. 3, 2, 1, vai. Vai, 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 vai. No, porca miseria. Ah, dovevo aspettare un attimo. Vabbè, non importa. Pensavo fosse arrivato. Allora, tu rimani lì. Tu rimani fermo lì. Perfetto. Uno, due e... Oddio mio, pensavo di non esserci arrivato. Tre. Punto di controllo. Ecco fatto, grazie delle monete. Non c'è nient'altro qui, proseguiamo. Cos'è? I pantaloncini? Ma scusami, ma stavano volando. Ho un attimo di confusione su cosa devo fare.
diamo un'occhiatina. Oh no, è a tempo! Maledizione! Allora. Ok, ho capito. Non sono sicuro di avere abbastanza tempo. Rifacciamolo. Ecco. Allora. Ho già finito il tempo. Allora, uno. Due, vai. No, ma porca miseria, la profondità. Allora, 3, 2, 1, 1, 2. Non l'abbiamo... No, l'abbiamo preso, perfetto. Vai, torna indietro. Diamo un'occhiatina. Preso. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Ok, calmo. Ok. No! Yeah! Perché è sparita prima quella? Ma scusami. Scusa un secondo. Perché è scomparsa prima quella? Dai, torna indietro. Dai, 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 dai. Ok. Uno. Due, tre, quattro. E pantaloncini magici. Guarda che salto. Perché volino poi non l'ho ancora capito, ma ehi, va bene così. Allora, ah! Dai che si vede! Uffa! Speriamo non mi censurino. Ah, oh, grazie amico. Che sollievo. Bene, ora levati però. Lo farò licenziare quel tizio. Ti levi dalle palle. Questo è il giorno più assurdo di tutta la mia vita. Oh no, e pensa che è un tuo suddito. Andiamo avanti. Siamo comunque a 47 monete su 100. Scusami. Ma non ci arriverò mai. Ah, ecco. Non l'avevo visto. Non ci arrivavo mai lì. Non è che c'è... Diamo un'occhiatina. Un secondo... No, non c'è nulla, giusto? Non che creda. Ok, no, non c'era nulla. C'è solo il baratro della morte assoluta. Allora, minigioco dove dobbiamo... Sì, dove dobbiamo far arrivare la pallina qua dentro. Va bene. Uno. Due. Non credo ci sia... un pattern da rispettare, giusto? Due, tre, quattro e cinque. Gnam. Grazie. Questo minigioco era un po' troppo semplice. Diamo un'occhiatina. Probabilmente adesso ce ne sono altre sequenze di questa cosa un po' più complesse. Può essere. Ne dubito. Fin da subito? L'ho capita, aspetta. Ho già capito. Però aspetta, no. No, non posso saltarlo, è vero. Stavo già pensando di andare a prendere gli altri dalla stanza di prima, ma non potrei portarli. Che nervoso, avevo sbagliato per uno. Sono molto innervosito ora. Ok, questo. Punto di controllo. Ecco, in realtà, fammi vedere se la mia idea funziona. Due secondi, vediamo. No, non posso portarmelo. Ovviamente. Sarebbe stato bello, ma probabilmente troppo semplice. Ah, non posso portarmelo perché adesso c'è questa sequenza qui. Ok. Allora, mie care guardie che odio tantissimo. Prendiamo la moneta e torniamo di sotto. Aspettiamo un attimo.
Dai, passa. Mi chiedo se ci sia un segreto. Sì, probabilmente c'è il segreto anche in questo livello, però non l'ho ancora visto. Allora, la moneta è qua dietro e là sotto. Vorrei provare una cosa per vedere se ho ragione. Vorrei entrare qua dentro e vedere se c'è il punto di controllo, ma ho paura che magari la porta si chiude come è successo al livello precedente. Quindi adesso aspettiamo un attimo. Le monete le abbiamo prese tutte. Facciamola andare dall'altra parte e non dovremmo avere problemi. Dai, passa. Perfetto. E ecco qua. È stata molto più semplice della volta scorsa, quindi tanto meglio. Vabbè, in realtà il mio piano avrebbe funzionato, ovvero usare il punto di controllo qui, prendere la moneta e nel caso se mi vedeva riapparire qua. Però ok, di nuovo la stessa sequenza, solo che questo è rosso. Perché ho il sospetto che tu debba rimanere qui? O forse no, chi lo sa? No, l'ho mancato. Dai, riappari. Uno, due, tre. Ok, perfetto. Il mio sospetto era fondatissimo. Grazie. Punto di controllo. Io più che altro non pensavo avrebbe fatto il salto più lungo, ma pensavo avrebbe attivato magari il meccanismo da sotto e avrebbe fatto riapparire la pedana che mancava. Ok. Allora, devo constatare se la mia idea è giusta, aspetta. Ne dubito però, vediamo. Okay. Ah beh, giustamente, aspetta allora. Allora, proviamo così. Questo lo mettiamo qui. Non so quello verde cosa faccia, spero che non faccia un salto da tre. No, fa un saltino molto più corto, che è peggio la cosa. È peggio. Ok, come la gestiamo quindi la cosa? Scusa un secondo, posso... No, non posso metterli uno sopra l'altro. Allora, proviamoci, Uno, due... No! Ce l'avevo fatta! Era arrivato! Aspetta, ma se lui lo manda avanti di poco, forse... Forse ce la posso fare. Dobbiamo vedere, aspetta. Fammi vedere. Uno, due, tre. Ah, ma va a cagare, ma dai. E io pensavo fosse chissà cosa. Punto di controllo. Diamo un'occhiatina. Sempre colpa della mia testa da giocatore moderno, che pensa sempre ai modi più complessi per risolvere enigmi di anni fa, veramente. A volte mi sento stupido nel verso sbagliato, cioè che penso troppo per una soluzione vecchia di anni. Allora, prendiamo questo. Tipo qua. Subito il primo pensiero è stato: dobbiamo attivare un bottone che ci permetta di passare. Non era sbagliata come idea, però era più semplice di quanto in realtà doveva. Facciamolo passare. Madonna mia, che paura, si è girato verso di noi come per dire ti ho visto, però. Allora, la guardia lì davanti fa un giro troppo corto.
Queste ci sgamano subito tutte e due. Dobbiamo aspettare il momento in cui lui torna indietro di là e l'altro torna indietro dalla parte opposta. Tipo adesso. No, 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 perché sei stupido? Perché ho sbagliato tasto? Ho schiacciato cerchio invece che X. No. Però aspetta, il momento è buono lo stesso. Vai, vai. No, che giro ha fatto? Cosa sta facendo? Oh, per fortuna. Punto di controllo. Nonostante il mio errore ce l'abbiamo fatta. Bene, bene, bene. L'ex imperatore è tornato a reclamare il diritto al trono. Sì, certo. Spazza la polvere mentre te ne vai. Il regno del terrore è finito. Chissà quanti dei suoi sudditi seguirebbe. Seguirebbe. Sempre meglio che avere una donna spaventosamente orrida sul mio trono. Esatto. Assurdo. Un lama che si crede imperatore e che fa dei commenti sarcastici. Detto da una mummia. Basta con le chiacchiere. Fuori. Prima i lama. Prima le vecchie. Allora, cosa dobbiamo fare? Allora, in realtà credo di sapere cosa dobbiamo fare. Dobbiamo sputare i bersagli che sono sopra. Però credo che dobbiamo sputare le pozioni. Può essere. Allora, non devo sputare le pozioni, però non mi toccare. La mia idea era buona lo stesso. Ok, vado a curarmi. La mia idea non era sbagliata di sputare le pozioni, sempre. Sempre contorta, ma giusta. Vediamo, ci riesco a salire? No. No, dall'altra parte, aspetta. Ok, dai che ci siamo. No, ho lanciato troppo in basso quello ora. Lo so, c'hai ragione, Isma. Diamo un'occhiata. Ok, lui torna su del tutto, perfetto. Qua ho sbagliato io che ho cliccato male. Volevo sputare una volta sola. Invece ho sputato due. Ok, volevo sputare la pozione. Diamo un'occhiatina. Preso. E anche io. Credo di aver mancato probabilmente delle monete. Aia, ma dai! Ok. E rieccomi sul trono. Potrei anche aver riottenuto il trono, ma senza questa pozione non tornerai più umano. E questo è vero. Cosa fa? E quindi? Cosa sta facendo Isma? Ok, me l'aspettavo esattamente questo, però non pensavo ci mettesse così tanto. Ok, no, il livello non è ancora finito e già che ci siamo a questo punto mi curo. E andiamo a sinistra ora. Ah, Pacia! Ma siamo... Ora che hai riconquistato la stanza del trono, non ci resta che trasformarti in umano. Esatto. Perché non ci sei mai quando mi trovo in estremo pericolo? Non sono questioni di mia competenza, Altezza. È vero. Isma ha ancora la pozione che mi trasformerà in essere umano. Come faremo a prenderla? Dobbiamo picchiarla. Conosco un'entrata segreta per arrivare alle catacombe. Devi solo seguirmi, so cosa fare. E scusa, vabbè. Ma ho perso così 7 segreti? Come? Come? Come li ho persi così tanti? Dove erano? Dove cacchio erano 7 segreti?